La rottura tra Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo ha fatto discutere non solo il web, ma anche gli ex Geffini e gli ospiti abituali di Barbara D'Urso, come nel caso di Enrica Bonaccorti, che ha espresso un parere tagliente, schierandosi apertamente contro la Princess. Dopo il messaggio social del nuotatore, con cui ha fatto sapere della rottura con Lulu, è arrivata la risposta di lei, che ha firmato uno sfogo nel quale ha tirato in ballo il padre di lui. In modo sibillino, la sorella di mezzo delle Selassie ha lasciato intendere l'influenza esercitata dal signor Franco Bortuzzo sul figlio, oltre a svelare di aver appreso la notizia della rottura da un comunicato stampa ANSA. A distanza solo di pochi giorni dagli ultimi proclami d'amore tra i due affidati ai social. Invece Enrica Bonaccorti, ospite di Pomeriggio 5, intervenendo sulla rottura tra Manuel e Lulu, non si è sottratta dall'infierire nei confronti della Princess, attribuendo a lei le colpe dell'addio, ma ha anche detto di aver ritenuto prezioso e salvifico l'intervento della famiglia di Bortuzzo. Un pensiero condiviso anche da Maria Monsè, la quale non ha mai dimostrato grande simpatia nei confronti delle principesse etiopi. E così nel commentare la separazione definitiva tra i due ex Geffini, non ha perso l'occasione per sferrare un affondo proprio contro Lulu. Enrica Bonaccorti non è stata per nulla parsimoniosa nello scagliarsi contro Lulu Selassie, attribuendo principalmente a lei le responsabilità per l'epilogo della storia con Manuel. Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulu poteva essere innamorata di Manuel, ma non è assolutamente adatta a lui. Voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista, e non è quello che serve a Manuel. Questo ha sentenziato la conduttrice, che ormai da tempo veste i panni di opinionista TV. Un parere condiviso anche da Roberto Poletti, voce giornalistica del programma Quinta Colonna, condotto da Paolo Del Debbio, il quale ha detto di non credere alla versione di lei, dando del povero a Manuel Bortuzzo. Intanto l'ex Geffino, dopo aver comunicato la rottura con Lulu, ha attirato l'attenzione del gossip finendo sotto una pioggia di commenti al vetriolo. È stato infatti avvistato in compagnia della sua ex fidanzata Federica, autrice di una toccante lettera, quando lui era impegnato nel suo percorso.